Buongiorno ragazzi, eccovi qua con Mau Cucina. Facciamo rosolare una bella cipolla. Oggi cuciniamo una cosa particolare. Cuciniamo l'interiore dell'agnello. È una delizia. Qui abbiamo fatto delle lenticchie, un piatto del Bangladesh. Ci sono lenticchie, c'è cioè il turmeric, coriandolo, poi di tutto, aglio, buonissimo. Allora, aggiungiamo bene le cipolle, ci mettiamo un po' d'aglio adesso. Ecco qua, due spicchi d'aglio. Poi una bella spruzzata di vino bianco. Allora, come va ragazzi? Ci avviciniamo a Natale. Ecco qua ragazzi, questo è l'interiore dell'agnello, è profumatissimo, abbiamo preso stamattina al mercato delle carni, un pochino bruciamo le cipolle, poco sale, ho messo un po' di olio d'oliva, extravergine, allora, sfumatina di vino bianco, vino di Sardegna naturalmente, quando si può. Facciamo rosolare bene ragazzi. Adesso dall'altra parte tagliamo il nostro fegato, i polmoni, il cuore e via dicendo. Tirare il coltellino un attimo. Ok ragazzi, facciamo asciugare bene il vino. Tagliamo nostra carne a pezzettoni. Spostare, fare spazio. Allora, questo è uno dei miei piatti preferiti, quando vado giù in Sardegna, lo faccio cucinare, buonissimo. Ricetta veloce ragazzi, molto semplice. Pezzettoni, spettacolo, uno spettacolo.
abbiamo quasi finito. C'è un filetto di roba qua, ragazzi. Un filetto 2, non di più. Un filetto. Facciamo anche un pezzettino di grasso. Questa è una bontà unica, ragazzi. Ecco qua, le cipolle sono state asciutte. Allora, la carne a pezzettoni. Ancora un attimo. Allora, facciamo ingiallire bene le cipolle, l'aglio si sta colorando pure. Qua. Questi sono le rocce. Allora, iniziamo ad aggiungerci le carni. Pian piano. Facciamo colorare per bene. Allora, come va? Tutti a lavoro? Mi auguro di sì. Ecco qua. Faccio andare la mia carne piano piano. Aggiungo dell'altra. Ecco qua. Abbiamo poco spazio, ecco qui. Adesso magari spostiamo tutto in una padella più grande, ragazzi, perché lo spazio mi viene a mancare. Bene, facciamo riscaldare, ci vuole una padella più grande. Alziamo la fiamma e facciamo andare poi lentamente. Nel frattempo una decina di minuti è pronto, non è che la cucina veloce. Allora, il vino l'abbiamo messo, ha sfumato. Ecco qua, giriamo pian piano. Questa è una bellissima ricetta.
come si colora aggiungo un altro pochettino di vino. C'è chi ci mette dell'aceto. Allora, adesso andiamo a frittare un po' di prezzemolo, far insaporire un pochino. Ragazzi, prezzemolo fresco, lo tritiamo per bene. Due peperoncini rossi. Allora, dei peperoncini rimuovo i semi, che non lo voglio troppo piccante. Ok, taglio pezzi grossi, così lo possiamo rimuovere. Sono una meraviglia. Tagliamo il prezzemolo. Adesso abbassiamo la fiamma, bello asciutto. Bene ragazzi, cosa ne dite? Non dobbiamo stracuocere, dobbiamo cuocere un pochettino, vabbè? Andiamo per bene il prezzemolo. Allora, ecco qua, sta colorando bene, via il prezzemolo. Ragazzi, siamo di buon mattino. Ragazzi, adesso un'altra bella gelatina, sto lasciando un capolavoro. Non deve stracuocere come ho detto. Beh, adesso aggiungo un altro pochino di vino e poi il piatto è pronto, lo facciamo evaporare e tutto fatto.
frustatina di bianco. Ok, poco poco e via. Adesso rialziamo la fiamma un attimino, è tempo di far evaporare il vino e la ricetta è pronta. Semplice, semplice, non si sbaglia. Adesso mettiamo un pochino di sale, proprio una puntina, deve restare rosaceo, che non deve essere, altrimenti diventa una cosa buona. Bene, ci facciamo un brindisi, ragazzi. Qui da noi sono le 11:10 del mattino, si può fare un brindisi piccolino. Abbiamoci il bicchiere, ecco qua, tazza. Il nostro vino della casa, poco poco. Allora, un cin cin agli amici Sardegna, agli amici italiani, agli amici a Londra. Qui è Mao che vi parla. Ecco qua, ragazzi, è proprio quasi pronto. Si sta asciugando il vino, evapora. Guardate quanto è, questo l'ho pagato una fesseria, ragazzi. Sono stato al mercato della carne, questo mi viene a costare 2,50 sterline. Logicamente il mercato della carne è il mercato all'ingrosso, va bene, quindi costa meno di conseguenza, ma per dire, con poco si può mangiare, ragazzi. Questo è splendido, è roba buona veramente. È fresca. Ecco qua, quasi asciutto. Adesso io spengo la fiamma e faccio riposare un attimino e poi lo si può mangiare. Se avete pepe, metteteci del pepe, fate voi. Bene, allora ragazzi, ve lo faccio vedere da vicino. Ecco qua, questo è il fegato, il polmone, il cuore, l'interiore dell'agnello. Ok, spegniamo il gas, facciamo riposare e poi lo assaggiamo. Adesso almeno un pezzettino, bisogna assaggiarlo. Abbiamo un piatto. Una forchetta. Diamo un'altra giratina un attimino. Solo un attimino ancora. Il fuoco è spento. Vediamo un po' cosa ho combinato oggi. Ok. Coltello, c'è tutto. Brindisino, ragazzi. Allora, ragazzi, io prendo un pezzo di fegato, così,
pezzo di polmone, taglio piccolino, che bontà ragazzi, che bontà. Vedete, ancora rosso, rosaceo, non rosso, buonissimo. Allora, pezzettino di pane, un biscotto, vado a recuperare il biscotto. Abbiamo biscottini ragazzi, assaggiato, assaggiamo. Ecco qui, pezzettino. Buonissimo. Ragazzi è buono. La mogliettina chiede il caffè, facciamo il caffè. Allora, assaggiamo un altro pezzettino. Buona, buona veramente. Facciamo anche il caffè, continuiamo a assaggiare, biscottino, fegato, ragazzi buonissimi, ecco qua, vi mando i saluti, alla prossima, bacioni da Mau.